Con Caro Cervolino, questa manifestazione come nasce, da chi è organizzata, qual è diciamo, il senso di questo? Allora, innanzitutto diciamo che il premio Civiltà Vesuviana è figlio dell'associazione culturale senza scopo di lucro Civiltà Torrese. È nata un po' di anni fa, Civiltà Torrese, sono 35 anni, fondato con atto pubblico, e il premio è nato invece 10 anni fa, si sono fatte 4 edizioni, e appunto questa è la 4ª edizione, ma adesso possiamo dire che è diventato adulto, perché ci sono dei nomi prestigiosi, molto importanti. Si può dire più o meno personaggi premiati? E cominciamo dal procuratore generale della Corte d'Appello di Napoli, il dottor Luigi Riello, c'è il presidente del Parco del Vesuvio, Ugo Leone, il comandante in seconda del Porto di Napoli, Giuseppe Minotauro, il fratello di Massimo Troisi, Luigi Troisi, c'è anche il altri premiati, la dottoressa Mirella Stampa Barracco, che conosciamo, conosciamo tutti quanti, presidente di Napoli 99, che recentissimamente, proprio poche settimane fa, è stata prescelta dal ministro Franceschini a presiedere la fondazione per il recupero della Reggia di Calditello. Ma c'è anche il filosofo parlamentare dottor Aldo Masullo e il sovrintendente ai beni artistici e del paesaggio Aldo Ime. Abbiamo comunque tutti i nomi che possono essere, quindi un premio di grande prestigio, grande importanza. Allora ringraziamo, ora seguiamo con Boston News questa manifestazione. Allora siamo qui con Mirella Baracco, possiamo dire l'onore di una persona simbolo proprio della cultura, in questo premio di circostanza. Parliamo un po' anche della cultura a Napoli, come lo stato dell'arte, secondo voi? Attuale? Sì. Noi sono 30 che anni, dall'84 a Napoli, che produce un cotone qualsiasi, con una strategia sempre volta a coinvolgere anche i cittadini, perché se si coinvolgono i cittadini, la città risponde e il turismo arriva. Come abbiamo visto, insomma, lentamente questo processo è avviato. Ci sono dei segnali positivi? Sì, ma non basta, noi dobbiamo continuare a lavorare sulle giovani generazioni, noi dobbiamo essere educativi e la cultura e l'arte sono strumenti didattici importanti, non solo come formazione d'identità di una comunità, di una nave qualsiasi, a Napoli è molto sentita. Noi da Napoli abbiamo sviluppato questo progetto e abbiamo 400 comuni italiani che lavorano sul nostro progetto di adozione dei bambini. Ora questo prossimo incarico vostro Questa è un'altra novità, questa è del facciamo le auguri da parte della nostra redazione. Ecco, ringrazio. Siamo uno dei giornali online visti tra l'altro all'estero, al nostro Positano News. Ecco sì, stiamo cominciando, l'inizio è complesso. Quando saremo pronti faremo delle conferenze stampa con tutti i giornalisti, così saprete le difficoltà e le novità. Quindi vi ringrazio. Va bene, noi facciamo tanti auguri per questo premio, per averci concesso queste... No, io ringrazio Cervolino, il premio, perché tutto quello che riguarda l'arte, la scuola, le attività, poi qui addirittura nella zona dei comuni vesuviani che devono crescere e collegarsi sempre di più alla nostra città e al resto d'Italia. La ringrazio. Ma qui Positano News non lo vedo. Innanzitutto i premiati. Dicevo prima nell'intervista che mi è stata fatta, mi è stata richiesta, che il premio Civiltà Vesuviana diventa maggiorenne proprio per le persone che sono premiate questa volta. Se mi date un debriant, perché non vorrei che la stanchezza mi tirasse qualche brutto scherzo.
c'è qualcuno che non dimentico sicuramente, però io comincerei con ringraziare una persona eccezionale. Leggeremo poi dopo le motivazioni del premio. Questa persona eccezionale si chiama Luigi Rirlo ed è il procuratore generale della Corte d'Appello di Napoli. E ora della sua presenza. E poi passo subito ad un'altra personalità molto importante a Napoli, davvero importante, che si chiama Aldo Imer. Aldo Imer è il sovrintendente dei beni artistici e del paesaggio. È un'altra persona che ci ricorda un grande attore che ci ha lasciato troppo presto, ma fortunatamente c'è Luigi Troisi che fa tutti i giorni questo grande amico che se n'è andato giovanissimo. E poi che dire di Mirella Stampa, della Presidente Barracco di Napoli 99, è stata recentemente nominata da Franceschini, Ministro della Cultura, Presidente della Fondazione per il restauro e il ripristino della Reggia di Carpitello. È un gioiello che solo, diciamo per caso, è rimasto dimenticato. Ancora, non penultimo nell'ordine, sono elencati qua, così come sono arrivate le conferme dell'accettazione del premio, il presidente del Parco del Vesuvio, due mandati svolti al Parco del Vesuvio, dottor Ugo Leone, eccolo qua. Ma abbiamo anche una sorpresa finale, un personaggio che, come è scritto, che avrà dopo, un personaggio di mare e per il mare, è Giuseppe Minotauro, comandante in seconda del porto di Napoli. Giuseppe è anche di loro del greco. Allora, sono queste persone eccezionali, persone davvero eccezionali, che sono qui perché hanno realizzato in loro, si riconoscono le finalità del premio Civiltà Vesuviana. Ed ecco, il premio Civiltà Vesuviana viene assegnato a personalità di ogni campo, testimoni del proprio tempo. Ecco, devo mettere gli occhiali, perdonate. Anche dopo i 40, dopo i 40 ci vogliono gli occhiali. Ci siamo. Che coniugano cultura, genialità, creatività, sia nella vita professionale e nell'azione sociale, sia nella vita di relazione e nei rapporti personali. Allora, questo, a giudizio dell'Associazione Civiltà Torrese, di cui il premio Civiltà Vesuviana è figlio, è la ricetta del vesuviano vero, del grande, geniale vesuviano. E io, scritto da un'altra parte, è difficile, anzi impossibile, che si trovi una caratteristica come quella del vesuviano. In nessuna parte del mondo la troverete. Quindi genialità, creatività, umanità, grande professionalità. Questa abbiamo pensato sia la ricetta, consentitemi questo sostantivo, che contraddistingue il premio Civiltà Vesuviana
che una ricetta che contraddistingue tutti i nostri premiati e forse ci vorrebbe qualche aggettivo ancora migliorativo. Grazie. Allora, c'è con noi il giornalista e scrittore Ermanno Corsi. Ermanno Corsi è stato già premio di molti anni fa perché, dice lui, si torna sempre sui luoghi del delitto. Ma il delitto l'ha commesso lui, perché l'ho subito. Allora, questo premio ha un bel titolo, Civiltà Vesuviana. E io credo che tutti noi apparteniamo in qualche modo, direttamente o indirettamente, alla civiltà vesuviana. Perché se le caratteristiche del nuovo Vesuvianus e quelle che Carlo ha ricordato, beh, quelle caratteristiche cerchiamo di trovarle, di individuarle, e quando le troviamo vengono premiate. Quindi questo è un premio che dà merito a chi merita. Ecco, i nomi li ha già fatti per Carlo. A me resta soltanto da ricordare che i premi non sono importanti perché nascono, perché un certo giorno qualcuno ci ha pensato. No, sono importanti perché hanno continuità. E se i premi riescono ad avere continuità, diventano importanti. Perché la durata conta, perché vuol dire che la formula era giusta e il premio ha trovato, diciamo, molta favorevole accoglienza. Del resto nasce dalla Fondazione Civiltà Vesuviana, che è stata fondata a Torre del Greco nel Tirreno, che 35 anni fa ha svolto per conto suo molta attività promozionale, richiamando la grande opinione pubblica sulle straordinarie qualità di questa ampia fascia vesuviana. E il premio, come tu hai detto, compie 10 anni, quindi è già un premio ormai collaudato. E senza, come dire, ricordare i premiati delle precedenti edizioni, passiamo invece ai premi di questa edizione. Luigi Priello, io non posso non dimenticare che sono un giornalista. Allora, un giornalista fa sempre qualche domanda un po' così intrigante, cioè fuori schema. Il dottor Riello è procuratore generale presso la Corte di Appello di Napoli. La Corte di Appello ha sede nel centro direzionale. Adesso come faccio a non chiedergli, ma la giustizia funzionerebbe un po' meglio e sarebbe magari anche un po' più contenta di se stessa se invece di lavorare al centro direzionale potesse lavorare in una sede come questa? Cioè la MSC, che sono ambienti così accoglienti. Probabilmente, scusatemi della voce che mi ha abbandonato per l'occasione, probabilmente avremmo un'ispirazione in più per essere, come dire, un tantino con una marcia in più. Temo che non si tratti soltanto di un problema di panorami, ma di problemi profondi. Quindi mi consentirà l'amico Ermanno Corsi intanto di ringraziare davvero chi ha pensato a me per questo premio così prestigioso, e sono state usate parole che vanno decisamente al di là dei miei meriti. E io auspico, come Homo Vesuvianus, perché peraltro sono nato a Napoli ma abito a Castellammare di Stabia, quindi lo sono a tutti gli effetti, io auspico che quegli anni e millenni di storia, quei fasti del passato che hanno veramente caratterizzato tutta la storia dell'area vesuviana e non solo, ritornino. Purtroppo la mano dell'uomo ha fatto molti guai sul piano ambientale e proprio su questo terreno, ma non ci sarà, non è questa la sede per approfondire, stiamo cercando di dare il massimo perché non si può distruggere con pochi colpi ciò che millenni di storia sono riusciti a realizzare. Quindi mi sento di impegnarmi, non è quindi nessun dato eccezionale, con tutte le mie forze, le mie energie e le mie capacità che non sono sconfinate, perché ecco, la bellezza di questi luoghi ritorni come nel passato e non sia in qualche modo, come dire, sciupata da una serie di fatti che non sono solo quelli ambientali, che non sono degni della nostra tradizione. Insomma, quando la bellezza, dov'è?
Allora, intanto un saluto al comandante Giuseppe Galano e un ringraziamento alla signora Mariluccia Ambrosini. Luigi Riello, personalità di spicco della magistratura, è pervenuto ai vertici dell'ordine giudiziario con riconoscimenti e designazioni unanimi. Quel famoso referendum sulle trivelle, si doveva fare o non si doveva fare? Allora, un po' critica. Dunque, secondo me il sì. Il sì era il giusto... quindi è la giusta risposta, secondo me, perché è vero che la ricerca, le esigenze di un territorio, di una città, possono essere aiutate con una serie di ricerche, appunto. Ma insomma, è talmente delicato questo problema, questa questione, perché il mare è una nostra ricchezza e non va tutelata come vanno tutelati i monumenti, come ha tutelato il paesaggio. Ma a proposito del mare, sempre il famoso romanzo, ma il mare bagna Napoli? Ah, questa è un'altra bella risposta da dare. Bagna, sì, bagna Napoli. Beh, diciamo che dovrebbe bagnare sempre di più, tant'è vero che adesso con la bonifica di Bagnoli avremo un'altra grande spiaggia. Speriamo che sia così. Spero di sì. Perché poi Napoli rinascerebbe da Bagnoli con la riorganizzazione di Bagnoli. Certamente, Bagnoli ha un'altra questione molto delicata. Lì bisogna intervenire sul paesaggio e sull'ambiente in maniera molto molto attenta. Abbiamo visto anche i risultati precedenti, che la città della scienza, per esempio, era stata costruita troppo vicino al mare. Infatti dovrà arretrare un po', però la scienza dice no, vedremo. Allora, il premio. Aldo Imer, amore per l'arte, la natura, per l'abbagliante architettura mediterranea dei suoi ineguagliabili paesaggi, dal meraviglioso abbraccio del Golfo al maestoso antico vulcano, testimone millenario di una grande civiltà, di una umanità dalle grandi passioni e creatività, innamorato della sua terra, della sua gente, dei suoi retaggi e delle sue tracce storiche, Aldo Imer vive ogni giorno con loro un rinnovato flirt fatto di studio, di protezione e cura, di salvaguardia e di valorizzazione. Promotore, allora, perché c'è bisogno continuamente di rifarsi al 1799? Quanto di quello spirito possiamo riscontrare ancora intorno a noi? In effetti la scelta del titolo della fondazione era una scelta programmatica, si riferiva al 99 del 700 e quando siamo nati si riferiva anche a un anno prima del 2000, eravamo ancora nell'84, volevamo dare un segno che dal passato si poteva progettare il futuro. Ora siamo arrivati nel futuro, ci siamo attivati con il 799 e quella che è stata una linea programmatica all'inizio ha continuato ad esserlo e lo è con le difficoltà che c'erano allora, ma non siamo durati solo 6 mesi come fu la Repubblica Partenopea, tutti ridevano, sghignazzavano, tra 6 mesi siete morti, siamo a 32 anni, quindi è una sfida in itinere e mi fa piacere che in queste cose abbiamo incontrato anche la civiltà vesuviana. Poi tu hai fatto rinascere molti monumenti a Napoli. Beh, soprattutto direi li abbiamo fatti restaurare, l'Arco di Trionfo di Alfonso d'Aragona, tanti, ma abbiamo fatto scoprire quei monumenti napoletani, che era più importante, perché i napoletani non sapevano, quando abbiamo iniziato le porte aperte, 93-94, i napoletani per primi non sapevano cosa aveva la città, ora hanno cominciato a scoprire, i politici, non lo sapeva nessuno, nemmeno il comune, nessuno, nemmeno le agenzie di viaggio, perché saltavano Napoli a piè pari ad andare a Capri, a Positano, a Pompei, non aveva senso fermarsi a Napoli. Ora, come vedete, qua vengono a Napoli, ma l'importante è che i napoletani l'abbiano conosciuta, l'abbiano amata e che ci si ritrovino in una comunità
che però si deve comportare ogni tanto meglio di come fa oggi. Però adesso ti faccio una domanda prendendo spunto da Goethe, che conclude il suo soggiorno a Napoli dicendo che Napoli era un paradiso ma abitato da diavoli. E questi diavoli li abbiamo recuperati un po' o no? No, non bisogna essere utopisti, è un lavoro continuo. Noi abbiamo l'idea di mettere dei semi e quindi non si vedono subito, bisogna innaffiarli, bisogna curarli, bisogna farli crescere e bisogna crederci, perché che non è stato inutile. Ogni tanto io ho dubitato, forse ho sbagliato, è stato inutile, però vedo dei segni che mi fanno pensare che si può proseguire. Guarda, io concluderei su questo punto ricordando che questa domanda una volta mi venne di farla a Giulio Andreotti, perché presentavano un suo libro a Napoli. Che ti disse? E lui disse: no, no, ma anche i diavoli servono. Mirella Stampa Barracco, una vesuviana vera, geneticamente doc, innamoratissima della sua terra e del suo eccezionale retaggio storico, monumentale e artistico, cui dedica instancabilmente da decenni i suoi unici interessi con la Fondazione Napoli 99, circondandosi di raffinate intelligenze della cultura internazionale. Geniale promotrice di ogni bellezza, frutto dell'uomo di questa terra ferace, si rivolge innanzitutto ai giovani affinché non perdano il candore delle loro coscienze. Il suo impegno le ha fruttato incarichi di ogni livello e sempre Mirella Stampa ha portato esperienza, raffinata cultura, convinta determinazione operativa e cordialità e gentilezza connaturate che ne fanno una donna affabile e sempre disponibile. Grazie. Presidente del Parco Nazionale del Vesuvio, si diceva una volta che Napoli è famosa nel mondo soprattutto perché ha il Vesuvio, ma in questo momento è in sonno, è attivo, possiamo stare tranquilli. C'è chi dice che da qui a 100 anni abbiamo ancora un arco di tempo di tranquillità e dopo? Ma io non sono un geologo, ma un geografo, non sono un vulcanologo, ma sono amico di tutti i vulcanologi e i geologi che operano nella zona, perché di conseguenza mi consente di dare risposte a chi come te continuamente mi chiede: ma il Vesuvio che fa? Io sono in grado di dire molto ampio questa certezza dagli amici, che il Vesuvio è in uno stato di quiescenza, come si dice scientificamente, cioè ora che questo sonno possa durare il più a lungo possibile è un augurio che tutti rivolgiamo. Perché? Perché quando si dovesse svegliare, a causa del fatto che impropriamente ci stanno nelle sue propaggini 700 più mila abitanti, qualche cosa potrebbe non funzionare. Ti faccio una domanda, ti piace di più il Vesuvio come lo ha definito Leopardi, sterminator Vesè, oppure come ha detto in un bellissimo libro Francesca Enunziata, Maria Orsini Natale, dice: ma perché ve la prendete con il Vesuvio? Fa il suo mestiere, ogni tanto deve dare segni di vita. Poi c'è quella bellissima canzone, Funiculi, Funicula, del 1900, bellissima, bellissima, perché restituisce umanità al Vesuvio quando dice: iamme, 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 addo, addo, lo fuoco brucia, ma si fui, lascia sta, cioè non ti rincorre, non ti perseguita. Tu hai questa immagine del Vesuvio? Posso mettere da parte sia Leopardi sia perché quello che mi piace invece ricordare è una cosa che ha scritto Renato Fuscini in una serie di scritti sull'Italia, Napoli. Scrive del Vesuvio che è il grande delinquente. Fa una serie di considerazioni che ora non ricordo a memoria, però dice che tutti amano perché è bello. Ecco, il Vesuvio è così. Tutti lo amano su tutta la terra perché è bello. Tant'è vero che vengono 500.000 restauratori ad ascendere al Gran Cono. E lui ha scritto Napoli a occhio nudo, quindi la vedeva molto bene. Ugo Leone, studioso della terra, del suo respirare, vivere e riprodursi,
ne perlustra e ne scruta ogni suo ambiente ed ogni suo ambito, attento alle incontrollate e preoccupanti dinamiche che abitualmente e minacciosamente accompagnano i cambiamenti, l'evoluzione e il progresso, ne addita con scienza e solida argomentazione rischi e pericoli per l'ecosistema e naturalmente per l'uomo, per il cui benessere naturale, per il cui diritto alla vita incontaminata, Ugo Leone spende i suoi studi e la sua vita. Presidente del Parco Nazionale del Vesuvio, ne ha saputo promuovere migliore conoscenza e maggiore rispetto, con decisione e con sempre sullo sfondo il mirabile millenario retaggio umano ed essenziale delle sue genti. Posso aggiungere? Sì, un segreto. Io sono stato presidente uscente del parco per 10 più anni in 2 occasioni diverse, ma vi spiego perché. Perché era l'unica possibilità che avevo di ricevere questo premio. Ma tu hai detto presidente uscente, nel senso... Allora, tu sei fratello di Massimo Troisi. Massimo Troisi diceva si ricomincia da te. Anche tu ricominci da te, perché sei poeta, attore e autore. Cioè, 3 dimensioni in 1. Io non so, tante belle cose che mi sono state dette, io spero veramente poi di meritarle, veramente di non essere soltanto il fratello di Massimo. E io dico sempre che è una bellissima cosa essere il fratello di Massimo, però fare il fratello di Massimo spesso è complicato, perché tutti si aspettano la persona brillante, la figura di Massimo molto, molto gradevole, molto bella, e quindi poi... Intanto ti chiami Luigi, o poi Gino, proprio breve breve, come avrebbe desiderato lui. Educato, insomma, proprio per essere educato, insomma, Gino. Quindi parlare di Massimo, io so che Massimo, anche perché sono presidente di un'associazione a San Giorgio dedicata a Massimo, quindi so della stima e dell'amore soprattutto che tutti hanno ancora di Massimo, nonostante siano trascorsi 22 anni. Massimo è molto molto amato, è nel cuore di tutti, e questo veramente è una cosa bellissima, sì, perché lui ha saputo lasciare un'impronta importante proprio di quella civiltà vesuviana di cui quest'oggi stiamo parlando. Tu sai che lui ha studiato e ha preso il diploma proprio all'Istituto Pantaleo di Torre del Greco. Lo so, e so anche che lui diceva sempre meno male che poi non ha già fatto geometra, altrimenti ci sarebbero stati diversi crolli. Il guaio sarebbe stato per noi, perché avremmo perso Massimo Troisi. Allora, Luigi Troisi, poeta, attore, scrittore di testi teatrali e musicali, ama la vita dei sentimenti a misura umana e del vivere creativo, predilige i giovani perché, afferma giustamente, possono realizzare quel vero progresso che agli adulti di oggi non è riuscito. Una percezione ed una speranza che ravviva, rinnova e promuove una realtà vesuviana che va anche aiutata, soprattutto con la cultura, rimuovendo anche deleteri schematismi folcloristici. Ormai solo storia, vero interprete Luigi Troisi del messaggio dell'amato fratello Massimo. Dice il mio collega Antonio Cubrano della RAI, mi scappa spontanea una domanda. Era venuto un tempo in cui il porto di Napoli perdeva nella graduatoria anche nazionale. Sta recuperando o no? E allora, è una domanda difficile. Io, per scaldarmi le corde vocali, preferirei prima ringraziare l'organizzazione Civiltà Vesuviana per avermi selezionato e per aver accostato, quindi ringrazio di buona ragione, il mio nome a quello di illustri personaggi che sono presenti oggi qui e che sono stati anche premiati negli anni passati. E il porto di Napoli, in effetti, ultimamente ha avuto diverse vicissitudini dovute essenzialmente all'organizzazione amministrativa che diciamo il governo si accinge a cambiare. Infatti è stata già varata una nuova norma e per vederla attuata abbiamo bisogno, come succede spesso, dei decreti attuativi. Ci sarà o no maggiore competitività tra il porto di Napoli e il porto di Salerno?
E questa è una domanda di quelle toste, nel senso che la nuova norma in effetti accomuna i porti di Napoli e Salerno. Questa volontà di accomunarli non è ben vista in quelli di Salerno, e pertanto pensate che la norma addirittura prevederebbe un periodo di 3 anni di transizione durante i quali i singoli porti manterranno la loro identità singola, e solo tra 3 anni potranno fondersi dopo un periodo di riscaldamento, cioè dovremo vedere la norma come va, come funziona, e quindi potremo poi procedere. Napoli, oltre che capoluogo della regione, è anche città metropolitana, ma si stanno riscoprendo le potenzialità del porto o bisogna lavorare ancora un po'? Guardi, Napoli comunque è una realtà, è una delle città maggiormente scalata da navi da crociera. L'esempio, come stiamo vedendo questo, noi abbiamo un trend in aumento dovuto anche al fatto che la crociera come soluzione di vacanza è sempre maggiormente scelta da coloro che vanno in vacanza. Quindi pensate che MSC ha in costruzione 9 navi, e quindi abbiamo necessariamente un traffico in aumento, perché MSC scala il Mediterraneo durante il periodo estivo e quindi avremo più costi nel futuro. Questo è un dato di fatto, già sappiamo che ci sarà questo aumento, è già in programma appunto di voi la creazione di alcune infrastrutture, quindi speriamo che la parte più concreta dell'approvazione della norma, cioè la nome del Presidente, avvenga quanto prima, perché ormai siamo già al terzo commissario e la cosa non fa bene al porto e all'amministrazione in generale. Ci sono ragioni per sperare. Uomo di mare e per il mare, comandante di grandi attitudini, Giuseppe Minotauro ha saputo improntare la sua dedizione al dovere, al servizio, alla missione, con rigore, studio e intelligenza profonda, viatico sicuro della sua solida crescente carriera proiettata verso i maggiori traguardi, dotato di un bagaglio professionale di vasta esperienza maturata anche all'estero e in delicate missioni navali e diplomatiche, dove ha potuto dar campo alle sue abilità di militare e di professionista coscienzioso. Mostra sensibilità al bello artistico e un profilo. La capacità di fermare questa motivazione credo che rende almeno in parte il nostro pensiero grato a Carlo Ciavolino. Vorrei ringraziare chi ha avuto questa idea, perché non si dà il premio al Presidente del Premio, però hanno fatto una dimostrazione, hanno detto che non avrebbero partecipato al Consiglio Direttivo se non lo avessero ricevuto un premio. Dice, ma come è possibile? Il fondatore del premio, che ha delle qualità, a giudizio loro, deve essere il premiato per il primo. Ho detto, vabbè, mi prenderete per ultimo allora. Sono ultimo e sono contento di esserlo. Grazie. Ma basta tanto un'estorsione che può essere qualificata come fatto che non solo non costituisce reato, ma che è un fatto assolutamente meritorio. E se mi è consentito dire una cosa, io sono contento di ricevere il premio con personalità di alto livello che hanno forse, e tolgo il forse, una capacità di incidere più della magistratura. Noi arriviamo quando i guai sono ormai fatti, quando il reato è già compiuto, quando insomma i problemi si sono già concretizzati. Chi invece attraverso la cultura, attraverso l'impegno sociale può intervenire in modo preventivo, credo che questa sinergia tra chi ha il compito istituzionale di intervenire per reprimere i reati e chi ha il compito di diffondere la cultura del fare e della legalità, non quella dell'esercitazione labiale alla quale siamo abituati, ma quella concreta del fare come esempio, perché diceva Pitagora, noi dobbiamo dare buoni esempi, altrimenti saremo sempre costretti a varare nuove regole, e noi sappiamo di essere il paese in cui ci sono troppe leggi e invece c'è un mancato rispetto delle norme fondamentali del vivere civile. Allora, la votazione del comunista, il dottor Riello,
non ha inaugurato oggi il nuovo anno giudiziario, ma un nuovo anno culturale. Beh, questo veramente dulcis in fundo. Civiltà vesuviana, diploma d'onore, Mariuccia Ambrosini, insuperabile organizzatrice di eventi in crociera, per la preziosa collaborazione alla consegna della nave MCS Poesia dei premi Civiltà Vesuviana, con sincera stima e amicizia. Grazie. Grazie infinite, non me l'aspettavo, perché ho conosciuto il signor Carlo Ciovolino 2 anni fa in crociera, con la crociera dell'arte. Lui è venuto con le sue opere e da lì è nata anche un'amicizia lavorativa. Io vi ringrazio, sono proprio orgogliosa di avervi ospitato. Siccome però sono sempre collegata alla Franciacorta, spero anche di aprire con la città di Napoli delle aperture economiche e commerciali con le aziende che io rappresento. Grazie infinite. Grazie. Allora, a questo punto è arrivato il comandante, venga qui. Il comandante Giuseppe Galano, non è il comandante. Luigi. Io personalmente non lo conosco. Va bene. Vicecomandante, io riaffido questo diploma da consegnare al comandante e quel piccolo dono, ecco, me lo prende un attimo, no, lì Sergio, di Civiltà Vesuviana, di Civiltà Torrese, di quanti sono qui e che stanno aspettando il buffet, come aspetto io di assaggiare questa specialità venere, e vi ringrazio, vi do appuntamento alla prossima volta. Grazie.